Quindi la fierezza e l'orgoglio di appartenere a questa gente. La Contrada è una famiglia dove tutti ti accolgono a braccia aperte. È il mio territorio, è la zona nella quale sono cresciuto, nella quale ho conosciuto persone, le persone che mi hanno accompagnato fino ad oggi. È il territorio che amo. La Contrada è unione, rispetto, amicizia. Per me la Contrada è un'unione di forze. Famiglia, solidarietà, amore e divertimento. La Contrada per me è un gruppo di persone che condivide un territorio fisico, ma anche dei propositi, dei traguardi comuni. La contrada deve far sì che la gente torni di nuovo a parlarsi. Io ho cominciato la Contrada a giugno di quest'anno e è stata una bellissima esperienza, anche perché ho avuto modo di conoscere tantissime persone. E io sono orgoglioso di far parte di questa Contrada ed è soprattutto un gruppo di persone che non perde tempo a lamentarsi, ma ad agire per affinché questi traguardi vengano raggiunti. Mi candido, niente, sembra quasi una presunzione, quello di diventare un punto di riferimento per la gente. A aiutare Mola a diventare più grande, non lasciarla nel degrado. Mi candido a consigliere perché penso che la partecipazione a quella che è l'idea del Palio e quindi anche della Contrada stessa sia fondamentale. Perché voglio farne parte anche nelle direttive, cioè che vinca o perda, sempre faccio parte della mia Contrada. Vivere tutta questa grande esperienza che ho vissuto e che vorrei continuare a viverla ancora. Vale, perché amo questo progetto e se ami una cosa la devi vivere. Perché credo che le cose vadano fatte per bene, faccio parte del consiglio uscente e sarò sicuramente parte attiva nel futuro di questa Contrada e di conseguenza preferivo farne parte come consigliere ancora una volta. Anche perché per i bambini è un'esperienza bellissima anche. Proprio per far sì, quasi un tramite fra la gente e le autorità locali, proprio per denunciare un degrado del paese, un problema di una famiglia che magari si è isolata, è marginata. Partecipare significa mettersi in gioco per un'idea di paese che è comunità. Le Contrade alla fine sono questo, sono una divisione di una partecipazione, cioè le Contrade sono la comunità che lavora durante l'anno per poi manifestarsi nell'esplosione della gioia del Palio. Perché sono importanti, oltre il consiglio e il direttivo, sono importanti soprattutto gli attivisti e i contradari di tutti. Io mi sono avvicinato da prima al Palio, da che è nato, perché mi sono innamorato subito, perché ho capito che è una cosa bellissima che avrà un futuro ancora più bello. E perché sanno loro, mi conoscono e hanno visto come mi sono impegnata un po' a aiutare loro. C'è bisogno di ritrovare quel senso di partecipazione alla vita del paese. Mi candido perché c'è bisogno di più persone che si dedichino quotidianamente a quelle che sono le stanze della propria Contrada, del proprio quartiere. Mi candido perché c'è bisogno di tornare a vivere Mola. Perché? Non lo so. A aiutare gli altri a fare del meglio. Perché
do energia e amo questo progetto, e quindi niente, ci potranno sempre contare su di me. Credo per l'impegno che ho messo fin dall'inizio in questa, ma non lo vedo come un atto dovuto, perché continuerò a impegnarmi soprattutto perché spero che questo gruppo cresca. È una questione di mettersi in gioco, come ho detto prima, è una questione di capire qual è l'obiettivo, avere davanti solo l'obiettivo, e il resto sono solo mani, mente, formazione che si dedica al paese. So che sembra utopia, so che sembra solo retorica, però alla fine è questo, ho davanti il mio paese che amo e quello è l'obiettivo. Forza fuoco sempre. Forza fuoco, forza palio e viva Mola sempre. Sempre. Forza fuoco sempre. Forza fuoco, per sempre. Forza fuoco! Forza fuoco.